sera Palazzo Vidoni, i vertici di CGIL, CISL e UIL hanno firmato, hanno siglato un'intesa per il rinnovo del contratto del pubblico impiego. E dunque abbiamo il nuovo contratto. No, assolutamente, anzi, siamo bombardati da colleghi che pensano che ieri sia stato firmato il contratto di lavoro. In realtà, ieri hanno fatto semplicemente un accordo politico tra i vertici dei tre sindacati confederali e il governo e hanno firmato un documento di intenti che ho letto anche io con molta attenzione, ma non è assolutamente il contratto. Anzi, voglio dire, questa è una vecchia storia. È capitato già in passato che nella latenza del rinnovo del contratto di lavoro, poi mediaticamente sui giornali veniva attribuito questo contratto più volte, cioè ogni volta c'era il rinnovo del contratto, alla fine dopo 5 anni si prendeva il contratto con 2 anni di ritardo, no? E che cosa vogliamo dire? Vogliamo dire ai colleghi che il percorso, per essere sinceri, per il contratto vero, secondo me, sarà molto lungo. Intanto, perché mancano le risorse. Quelle stanziate nella finanziaria del 2016 ammontano a 300 milioni. Ulteriori 850 milioni sono nella finanziaria che stanno votando in questi giorni per il 2017. Totale fa 1 miliardo e 250 milioni. Se questi 1 miliardo e 250 milioni lo dividiamo per i 2 milioni e 800 mila dipendenti pubblici, levato via il 24% che è il cosiddetto lordo stato, cioè la quota di contributi che compete al datore di lavoro, ci restano circa 30-32 euro netti medi pro capite. Eppure però appunto il governo ha promesso 85 euro di aumento in busta paga. Certo, ma è una promessa è una promessa. Ovviamente le promesse valgono a condizione intanto che il governo resti in piedi, perché se poi perché per qualunque ipotesi il governo non c'è più, le promesse se ne vanno a casa. Secondo luogo, dovranno trovare nella finanziaria del 2018, quindi è chiaro che già con questo i tempi si allungano, dove reperire circa altri 4 miliardi. Perché se abbiamo 32 e dobbiamo arrivare a 85, servono quasi altri 4 miliardi da mettere nella finanziaria per arrivare a questo risultato promesso, che poi, come tutti si rendono conto, è anche modesto rispetto alle perdite avute dal semplice blocco di 7 anni che è costato circa 135 euro netti, in questo caso non lordi, a dipendente. Quindi la prima cosa è la mancanza di risorse. Poi c'è il problema giuridico, si legge chiaramente in questo accordo un riferimento a un decreto legislativo che è stato affidato al governo con legge delega, all'articolo 17 della legge 124 del 2015. In base a questa delega, il governo si proporrebbe di rimuovere gli ostacoli che ha messo la legge Brunetta sul rinnovo dei contratti. La legge Brunetta, voglio ricordarlo, aveva due grandi ostacoli messo per il rinnovo dei contratti attuali. Il primo e che obbliga per quel riguarda diciamo il fondo incentivante, chiamiamolo così, alla divisione delle famose tre fasce: 25% di cattivi, 50% di medi e 25% di buoni. E questo è un problema. L'altro problema è che la legge Brunetta ha messo che non si può più derogare alle norme generali nei contratti successivi al 2009. Che cosa significa in parole povere? Significa che tutte le norme di miglior favore rispetto alla normativa generale vengono a cadere se non c'è una deroga legislativa. Faccio un esempio banale per farmi capire da chi ci ascolta. Le lavoratrici madri, c'è cioè una legge generale che per l'astensione obbligatoria paga l'80%. Il personale della scuola, per fare un altro esempio, in astensione obbligatoria, grazie al contratto, viene retribuito al 100%. A questo punto che succede? Che facendo un nuovo contratto, se non c'è una deroga di legge, non è più applicabile il trattamento di miglior favore. Così vale anche per gli scatti. Gli scatti sono stati aboliti a suo tempo con una norma generale. Il contratto scuola ha una deroga, per cui ci sono gli scatti di stipendio, e sarebbe un pessimo affare, per esempio, scambiare l'anzianità di carriera degli insegnanti, che è l'unica cosa che hanno, in cambio di 85 euro. Per questo ci vuole una norma di legge specifica. E io invito chiunque andasse a leggere questo articolo 17 che è stato citato nell'accordo, vedrete che parla di tutto meno che di questo argomento, che parla di concorsi, di dottorati di ricerca, di interventi per i disabili, tante belle cose che non c'entrano assolutamente un fico secco con l'argomento indicato nell'accordo che sta scritto lì nero su bianco.
Quindi i toni trionfalistici appunto, dei sindacati confederali sono eccessivi. Direi che la strada è purtroppo lunga e difficile per le cose che ho detto e poi perché e che in realtà questi sono atti politici. Gli atti concreti sono una cosa diversa. L'atto concreto significa fare una norma di legge per le cose che dicevo prima relative alla Brunetta, significa stanziare le risorse in finanziaria e significa realizzare un atto di indirizzo e aprire il vero tavolo contrattuale. È stato quello di ieri più un evento mediatico che qualcosa di concreto. È un'espressione di buona volontà che vale quello che vale.